Benvenuti a questo nuovo video a tema Steam Next Fest. È arrivato il momento di provare la demo di Sofons, uno sparatutto in prima persona con elementi horror supernatural, per cui il nuovo Dead Space sicuramente. Ci fa skippare prologo e capitolo 1, quindi andiamo direttamente in mezzo all'azione. Senza sapere nulla di ciò che sta succedendo. Ah, mi vuole mettere proprio così direttamente in hard. Ah, vabbè, se ritieni che sia opportuno, proviamo. Potrebbe anche finire malissimo. Ah, ok. Sono qui spawnato in mezzo al niente, senza sapere dove, come, quando e perché. Bene. Allora, beh, direi raccolta di armi alla Doom. Devo aspettare istruzioni, quindi call for Luna. Come faccio a rispondere alla chiamata? Ah. Ok. Quindi praticamente Luna è una persona. E quindi scanno e vedo che c'è Luna lì. Molto molto bene. Con tab. Switcho l'arma, abbiamo la vita, abbiamo una stamina, carina sta HUD che non rimane lì ma si cambia e switcha. Ciao Luna. Ah, ci possiamo parlare attraverso il vetro? Sì, piacere di conoscerti. Sì, sì, dai, piacere è tutto mio. Penso che dopo che hai detto questo morirà fra 30 secondi. Dr. Mike ha un'idea su come lasciare questo pianeta, però ha bisogno di qualcuno che testi la sua teoria. Qual è la sua teoria? Il Sofonte sta ascoltando la nostra conversazione. Quindi adesso ci dobbiamo fare una sgambata. Sì, beh, c'è qualcosa in me che è un po'... è familiare. Quanto pare, anche se sono un super soldato che è stato specificatamente briddato per essere un grande, allarme. Sono più umano, sembro più umano, sembro più amichevole. Però niente, gli infetti hanno rotto la quarantena, io devo arrivare dove è il suo settore, probabilmente ci sarà lo stronzo che era il suo compagno, ma l'ha tradita per diventare uno scagnozzo del Sofonte, che non so chi sia. Vabbè, dai, insomma, capito tutto, insomma. E i poteri... ah, perché è mosso? Allora, con tab ciclo le armi. Va bene. Posso avanzare o... l'ho pestata. Vabbè. Ok. Cos'è? Com'è che attivavo i poteri? Con questo sprinto, Madonna santa, deve rimanere molto sta roba già bianca. Oh, è un rift, è un beacon, è un teletrasporto, qualcosa. Comunque i poteri non si ricaricano nel tempo, quindi ok, un'altra chiamata. Pronto, chi è? Matthew, sei già stato qui. Non devo fidarmi di Luna. Allora, io di solito non rispondo alle chiamate dagli sconosciuti, dai numeri sconosciuti, però vabbè.
questo caso direi che abbiamo fatto un'eccezione. Dai, l'ambientazione non fa schifo. Torcia. Interessante. Scudo telecinetico. Quindi dura solo 15 secondi, è un potenziamento che posso... Com'è che facevo per ciclare i poteri? Ok, quindi adesso tra i poteri ho lo scan e lo scudo. Mi sono già dimenticato come facevo a attivare il potere. E lo attivo, ok, con F ho anche le granate. Spazio per saltare, R per ricaricare, va bene. Ok, CTRL, e beh, è la torcia, giustamente. Tasto centrale, perché... Giustamente, chi è che non mette la torcia nello spazio centrale del mouse? Shotgun. Però perdono. Con colpi esplosivi. Capito? Cioè, è un po' scomodo che se proprio non ci vado sopra preciso non mi prende l'arma. Comunque, vita. La vita è piena. C'è una mappa. Non c'è una mappa. Chi è questo qui? Forse è lo stronzo che l'ha tradita. Allora, immagino che il regime sia il nostro datore di lavoro. Quindi sto stronzo... Ah, beh, è onesto, dice, spero che tu non sopravviva... Tutta la merda che ti sto per tirare addosso e spero di non vederti più. Almeno è stato onesto, cioè non si è nascosto dietro un dito. Ah, obiettivo, sopravvivi. Ok. Ma devo rimanere qui in zona e lui mi manda la merda o devo andare da qualche parte? Oh. Ma che cazzo? Ma chi cazzo è che sta sparando? Ancora. Sa che devo usare. Oh. Mi arrivano altri stronzi, quindi aspetta che devo ciclare il potere. Oh, cos'ha? Ah beh, ho usato lo slow motion, ok. Alla Max Payne. Quanto dura? Lo slow. Intanto che non lo disattivo. Sto per morire. Anzi, sono morto. Ok, c'ho lo slow-mo. E se no, con Q posso prendere lo scudo. Contact. Ok. Non ho iniziato bene. Anzi, ho iniziato peggio di prima. L'arma ha un rinculo un po' strano. Oh! Che è sto coso? Allora, cerchiamo un punto dove mi posso bunkerare magari. Ma esce sparato, dai, ma che è? Ah, ok. Bello lo scudo. Ma gli posso sparare attraverso? Che fine ha fatto? Ma mi ha danneggiato! Oh, ma dove sbuca fuori sta gente? Vabbè. Ma poi mi corrono incontro mentre mi spara. Oh. Sì, ho capito, ma come li dovrei schivare sti colpi? È che non si vede molto bene da dove saltano fuori.
escono già mirati. Diciamo che... ma cos'è? Un giocatore di COD che si mette a fare le scivolate. Ma... hai visto che roba? Sono uscito, ma aveva già sparato. Ok, il robotto. Madonna! Porca di quella ma... sto finendo lo slow-mo e quando finisco lo slow-mo questo spara. Comunque anche in slow-mo ti tittano comunque. Puttana Eva. Esplode. Ma questo cosa fa? Esplode, mi esplode in faccia. Vabbè, sto usando sto shotgun come se fosse un cecchino. Sì, però effettivamente da quella... ehi, colpisce anche da quella distanza. Ma... come ha sparato? Ah, vabbè, è arrivato il bestione. Io... no. Ma da dove? Cioè, posso anche vedere magari con la difficoltà più bassa dopo, però no. Ok, sono tornato stavolta a livello di difficoltà medio e ho preso una pistola a raggi. Combat. Ho anche rebindato un po' qualcosa perché sennò è inguardabile. Però... i comandi sono abbastanza inguardabili. Non male sta pistola. Madonna. È una bomba. Ovviamente mi fanno molto meno danno perché... cambiata la difficoltà. No, 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 no. Si è incastrato? Ha qualche problema con queste... con queste cose. Tra l'altro dovrebbe esserci anche... oh! Porco demonio. Ok, è esploso il robottino. Dovrei andare a ricaricare i colpi. Ma... statterata mega galattica. Tab che è scomodissimo. Si è buggato lì. Non si era buggato lì.
tab di una incredibile scomodità. Ma sì. Tutto qui. Laser rifle. Wow, quante armature, quante munizioni che mi ha dato. SMG con danno da fuoco. Vediamo se vediamo qualche. Ok, che cosa sarebbe quell'animale lì? Ah, era nei miei sogni, come al solito. Vabbè. Sono svenuto e finisce qui la demo. Babba via. Diciamo che non è stata presentata nel migliore dei modi, un fight senza senso in cui viene attaccato da direzioni diverse, così comandi legnosi, molto scomodo come prendere su le armi. Dopo che ho cambiato i keybind meglio, però cioè, l'IA non c'è, c'è semplicemente gente che sa dov'è, arriva di corsa, sparandoti già prima che giri l'angolo. Magari hanno lo scan anche loro, non lo so. No, mi piace quantomeno, corrono, si rotolano, provano ad avvenirti in melee, però ecco, anche solo incastrarsi qui a quelli più grossi tra un buco e l'altro non mi dice niente, anche non hanno fatto vedere nulla ovviamente della storia, ma vabbè. Non mi invoglia particolarmente. La cosa buona probabilmente la varietà di armi, magari arma laser, proiettili infuocati, convenzionali. Quello sì, se ci fosse un nutrito arsenale, un pochettino potrebbe avere senso. Per cui niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.